Comincerei dalla fine, nel senso che comincerei proprio da uno stand che è quello di Alberto Peola. Avete visto com'è bella quest'anno il posto? È molto ariosa, molto fresca, cioè una bella... Allora, come vi dicevo, questo stand appunto ha una presenza femminile molto importante e tra le prime cose che vi voglio far vedere c'è questa artista che si chiama Fatma Buka, che è un'artista turca che è nata nel 1982, quindi un'artista molto giovane, che vedete che è presente con questa serie di fotografie in cui lei c'è sempre il suo corpo che è come coperto da questa, appunto, cioè è sempre coperto da un cellophane. Vedete, sono spazi tutt'altro che accoglienti. Cioè, e questa è veramente l'idea proprio della che in tantissima arte declinata al femminile c'è questo senso proprio della quasi difficoltà dello stare al mondo, cioè della difficoltà a trovare anche una propria identità, un proprio ruolo. E ovviamente, essendo turca, Fatma ha anche il problema ovviamente del rapporto con il corpo, che per le donne musulmane è appunto un elemento fondamentale. E quindi anche qui vedete c'è un corpo che è nello stesso tempo prigioniero, ma anche, se vogliamo, protetto da questo cellophane trasparente che lo nasconde e nello stesso tempo però appunto lo svela. Lei c'è e si nasconde, c'è e non c'è nello stesso tempo, ma comunque c'è una parte che è come se fosse una corazza. Stessa cosa, lei è un'artista pakistana che si chiama Naiza Khan, e Naiza Khan appunto fa proprio delle opere che sono delle opere scultoree e fa anche questi disegni con cui appunto c'è ovviamente uno strettissimo rapporto tra il disegno con queste artiste pakistane. C'è comunque sempre questa idea di una ricerca di un lavoro manuale, di appunto come se recuperassero una loro tradizione. E se guardate qui c'è l'idea appunto dell'abito che è nello stesso tempo, cioè che è una corazza, che è qualcosa anche qui che appunto è tutt'altro che invogliante, appunto è tutt'altro che avvolgente, comunque come se fosse un'arma. Già questa è come se fosse un'arma, e addirittura qua c'è questo corpetto, ha proprio delle lame, proprio come se ci fossero appunto qualcosa che come se fossero dei proiettili che partono appunto dal corpetto stesso. Quindi la terza artista è sempre un'artista pakistana, si chiama Adela Sudelman, e guardate c'è questa specie appunto di costruzione che è sempre con questa idea di qualcosa che volendosi si può anche indossare, è come se fosse anche un gioiello, anche qui un corpetto, anche qui qualcosa che comunque può proteggere, e c'è questa idea proprio di una manualità evidente, cioè lei recupera sempre questa, fa anche delle ceramiche colorate, anche, cioè, ha sempre questa cosa appunto di battere il metallo, di modellare e colorare la ceramica, comunque c'è sempre la ricerca proprio di un elemento manuale da collegare anche alla tradizione. A loro stanno guardando, si sono messi a guardare quest'opera di Botto e Bruno, a questo punto ve la faccio vedere. Voi conoscerete probabilmente di Botto e Bruno questo tipo di produzione qui, che è appunto le loro, per la quale sono molto famosi, sono queste immagini di periferia in cui spesso c'è una figura, e questa figura è sempre con il volto che non si vede, ha sempre un cappello in testa, è sempre di spalle, sempre insomma una figura senza identità. Anche qui, anche in Botto e Bruno è fondamentale il discorso proprio sull'identità, un mondo abbastanza non piacevole, ecco, c'è sempre un mondo come se fosse un mondo di allarme. E praticamente tutti appunto si può pensare che tutto questo sia fatto appunto con Photoshop, cioè tutto questo mondo sia stato messo insieme attraverso un pezzetto di qua, un pezzetto di là, con appunto qualcosa di virtuale. Invece questa volta appunto in questa fiera per la prima volta vi fanno vedere qual è il loro punto di partenza, cioè loro praticamente partono da un collage, loro praticamente mettono insieme tantissime immagini che hanno anche uno spessore, sono diverse fotografie che loro tagliano
alla fine mettono insieme questa immagine che dopo fotografano e ripropongono in questo modo qui. Per cui è come se qui avessero un lato, come posso dire, mentre loro sono appunto molto famosi per queste fotografie che hanno comunque un aspetto pittorico, perché loro le trattano comunque molto nel colore, questa volta è come se mostrassero la loro piccola anima sportiva. Io volevo portare a vedere questa piccola opera che c'è qui, questa lapide che ha fatto un artista che si chiama Alberto Garutti. Alberto Garutti è un artista italiano molto famoso ed è un artista che lavora sempre su un'idea, lavora sempre su noi possiamo certamente definire Alberto Garutti un artista concettuale, però è un artista che nella sua idea, nel suo concetto vuole sempre coinvolgere lo spettatore, vuole sempre coinvolgere chi lo guarda, non ha mai un rapporto freddo. Allora in questa lapide c'è scritta questa frase: tutti i passi che ho fatto nella mia vita mi hanno portato qui, virgola, ora. Allora, questo riguarda lui, riguarda l'artista che è arrivato a fare quest'opera in questo momento, nel momento in cui appunto ha pensato quello, sono i passi della sua vita d'artista, ma riguarda anche noi, riguarda tutti noi che appunto che oggi siamo qui, cioè anche i passi della nostra vita ci hanno portato qui ora. E quindi è veramente come entrare in rapporto simbiotico con chi avrà un rapporto con la tua opera. Opera semplicissima, guardate, a me mi piace molto poi quando riesco a far vedere delle cose che sono fatte con poco e con poco si riesce a veramente a dare un'emozione molto forte. Anche qui è bellissimo e poetico, è fatto con poco, sono questi lavori su carta di Alessandro Piangiamore. Alessandro Piangiamore è un artista giovane, è nato nel 1976 e vedete qui ha fatto un'operazione semplicissima, ha semplicemente ritagliato un pezzo di vecchia cartolina e lo ha rincollato in un altro modo, in maniera tale che con un piccolo gesto ha cambiato completamente l'immagine, dando appunto una idea completamente diversa di quello che era il paesaggio precedente. Ma è una cosa estremamente semplice che però dà luogo a un'immagine, se voi guardate sono veramente delle immagini che sembrano proprio dei vecchi paesaggi romantici, cioè lui riesce a fare qualcosa che è veramente che fa pensare al paesaggio di Friedrich, al paesaggio dell'Ottocento, con una cartolina ritagliato. Resta sempre un'idea di paesaggio, resta sempre un paesaggio, ma è, appunto c'è una... Eccolo, allora il tombino è Sisley Jaffa. Allora il tombino è di ceramica, quindi stiamo attenti a non finirci sopra. Ed è praticamente, allora Sisley Jaffa è un artista kosovaro e ovviamente qui nell'idea del tombino c'è quello che praticamente, ovviamente tutti questi artisti, lui vive, ha vissuto in Italia e ora vive a New York, quindi lui in quest'opera c'è tutta l'idea proprio di un lavoro che praticamente tratta del confine tra ciò che è visibile e ciò che è sotterraneo, cioè tra ciò che è visibile e ciò che è clandestino. Ovviamente un artista kosovaro che arriva in Italia e ha tutta questa idea proprio della clandestinità, del lavoro appunto sommerso di coloro che non hanno, che non possono emergere, che non possono venire fuori dal loro nascondiglio, dalla loro appunto vita sotterranea. Sempre di artisti sotterranei, di questa idea della clandestinità, degli artisti clandestini, eccetera, vi porto a vedere un'altra cosa qui. Un lavoro che appunto, mentre lì avevamo visto il tombino, cioè qualcosa che appunto che divide ciò che è visibile, ciò che è appunto non clandestino dalla clandestinità, qua invece Santiago Sierra fa un'operazione simile e nello stesso tempo opposta.
Allora, lui lavora in questo momento con l'elemento fotografico, ha chiamato un gruppo di senegalesi che vivono a Livorno, dove c'è una grande comunità di senegalesi, e ha fatto un lavoro che è stato quello di portarli su questa spiaggia appunto desolata, sempre con questa idea del degrado, eccetera, e li ha sotterrati piano piano, cioè questo è il lavoro che lui ha fatto, l'ha preso con una... All'inizio appunto loro sono in piedi, guardano l'orizzonte, guardano lontano, cioè come un'idea di speranza, e alla fine dell'opera, perché l'opera parte da lì, noi non li vediamo più esattamente come succede lì, ma non perché non ci sono, ma perché lui li ha lentamente sotterrati. E anche qui è proprio la definizione della vita nascosta, della vita appunto a cui sono costretti delle persone che vengono appunto in un altro paese, che vivono in un altro paese e che praticamente in questo paese non hanno diritti. E come vedete sono anche qui, c'è questa idea del farli vedere di spalle, cioè è come se fossero senza identità anche loro, senza uno spazio loro, senza un'identità propria. E quindi questo è un lavoro estremamente drammatico. Questo è un altro giovane artista, si chiama Driant Zenelli, e Driant è un artista albanese che vive a Torino da diverso tempo. Allora, questo che voi vedete è un ritratto di Driant, fatto però dal padre. Il padre lo vedete qui in questo video. In realtà l'opera è composta sia dal ritratto che dal video, perché il padre di Driant era un pittore di regime, cioè un pittore di regime albanese, che praticamente faceva tutti i ritratti dal dittatore fino appunto ai ministri, eccetera, e quindi era abituato a lavorare in maniera molto, molto tradizionale, seguendo quello che oggi potremmo definire il realismo socialista, no? Il fatto di fare un'immagine che tutti possano capire, che tutti possano leggere, e che nello stesso tempo sia un'immagine un po' retorica appunto del potere. Lui sta facendo questo ritratto di Driant Zenelli nello stesso modo in cui faceva i ritratti dei governanti albanesi. Ovviamente oggi è tutto cambiato, cioè l'Albania non è più quella che era, e quindi si ha questa cosa strana che il ritratto è stato fatto da lui, cioè dal padre, ma lo firma il figlio, cioè il figlio è l'autore virtuale di un'opera che non ha più appunto un significato politico, non ha più un significato, ma un significato veramente di raccontare come può cambiare il senso dell'arte quando cambia un regime politico, quando cambia completamente appunto il posto, il mondo in cui si vive. Intanto c'è questo artista che si chiama Ciprian Muresan, che è un artista romeno che fa dei disegni bellissimi. Qua ha immaginato questa storia, che è la storia di un cane, praticamente è la storia di un cane che vuole salvare il mondo, e quindi ha fatto tutti questi disegni. Lui ha questa mano veramente felicissima, e ha questo tocco leggero, questa idea veramente della carta, del libro, di qualcosa che è il senso proprio della narrazione. Nello stesso tempo fa delle opere molto drammatiche, come questo disegno qua che vedete appunto, che comunque in qualche modo fa pensare a un morto, a qualcuno insomma che è comunque senza vita, eccetera. E degli altri disegni che fa lui sono rappresentano dei bambini, che sono i bambini che in Romania si drogano con la colla, sapete che ci sono queste, appunto, che sniffano questa colla dentro, e quindi ci sono tutti questi disegni che sembrano leggeri, poetici, perché magari c'è il giro, c'è la giostra, c'è il cavallino, eccetera, e poi ci sono figure di bambini. Anche lui appunto un artista, questa è una galleria molto che ha un forte impegno sociale sempre, insomma. E abbiamo visto delle artiste poetiche, eccetera. Qua invece c'è questa artista qua che si chiama Regina José Galindo, che è una guatemalteca, e è una performance in cui c'è lei che si fa scavare dal dentista, si fa mettere delle applicazioni d'oro,
e dopodiché dopo qualche tempo se le fate togliere, e le applicazioni d'oro, se volete andarle a vedere, sono lì dentro quella scatolina, ci sono questi piccoli appunto pezzi che lei ha portato dentro. Allora, per questo senso veramente del mettere la propria pelle, moltissime artiste donne per esempio sono delle artiste che hanno fatto body art, quindi appunto che si sono pensate a Gina Pane che si tagliava, e qui c'è veramente questa cosa.